Per millenni il mondo fu popolato da civiltà che, separate da distese oceaniche, vivevano destini indipendenti. Poi, improvvisamente, tutto cambiò. Raccontiamo qui la straordinaria storia di un intrepido personaggio che nel corso di soli 10 anni fu in grado di ridisegnare l'immagine del mondo conosciuta dall'umanità sino a quel momento, portandoci dal Medioevo alle soglie della modernità. Quel personaggio fu Cristoforo Colombo. Benvenuti alla quarta puntata della serie dedicata a Cristoforo Colombo. Nelle puntate precedenti abbiamo accompagnato Colombo dalla nascita del suo sogno di attraversare l'allora ignoto Oceano Atlantico sino alla sua realizzazione. In un'Europa alle prese con aspri conflitti, Cristoforo Colombo è all'apice della fama ed è sul punto di partire nuovamente verso le terre d'oltreoceano. Ma un'aspra sorpresa lo attende. Quarta puntata, Cristoforo Colombo, ascesa e declino del grande ammiraglio. Sull'onda dell'entusiasmo generato dalla straordinaria impresa di Colombo, la regina Isabella ne dispone subito un secondo viaggio. Questa volta la partenza è spettacolare. Il 25 settembre 1493 Colombo parte al comando della più grande flotta che avesse mai solcato gli oceani sino a quel momento. A bordo di 17 navi salpano 2.000 uomini con l'obiettivo di fondare una colonia. Funzionari, minatori, artigiani, ma anche agricoltori con le loro piante tra cui la canna da zucchero, allevatori con i loro animali e naturalmente preti con la missione di convertire gli indiani al cattolicesimo. Inoltre la regina Isabella affida a Colombo una lettera da consegnare all'imperatore della Cina, tesa a favorire i mercati con quella fiorente civiltà descritta da Marco Polo. Ma quando l'ammiraglio 3 anni più tardi tornerà in Spagna, le aspettative della corona spagnola saranno altamente deluse. Della Cina non si è vista neanche l'ombra, e così delle sue spezie e dell'oro. I nativi, descritti al ritorno del primo viaggio come estremamente pacifici, si erano invece rivelati ben poco amichevoli, tanto che il primo contingente di spagnoli rimasti su Hispaniola nel primo viaggio era stato nel frattempo completamente sterminato. Pare infatti che, accecati dalla brama d'oro e lontani dal controllo dell'autorità, si fossero abbandonati a comportamenti debosciati e violenti nei confronti dei nativi, fomentandone la vendetta. Inoltre, nel secondo viaggio, gli spagnoli incontrarono un'altra popolazione nativa, i Caraibi, dal cui nome deriverà la parola cannibali, poiché vennero sorpresi a mangiare carne umana. Oltretutto, i nuovi coloni non si fecero scrupoli a violentare le donne indigene e a metterne in catena gli uomini. Si erano verificate ogni genere di atrocità, mentre Colombo non era stato assolutamente in grado di governare quella masnada di uomini che, lontani dalla patria, erano completamente fuori controllo. Questa situazione raffredda gli entusiasmi della Spagna, che trattiene quindi Colombo per ben 2 anni. Tuttavia, temendo di lasciar via libera sull'Atlantico ad altri paesi europei, alla fine, il 30 maggio 1498, la regina Isabella fa ripartire Colombo per il suo terzo viaggio.
Questa volta l'obiettivo è di tipo esplorativo e per la prima volta Colombo sbarca non più su un'isola, bensì sul continente, nell'attuale Venezuela, è il 5 agosto 1498. Colombo si rende conto di aver messo piede su un continente da vari indizi ricavati durante l'esplorazione, come stormi d'uccelli e grosse correnti d'acqua dolce che defluiscono dalla terraferma. Tuttavia, continua a sostenere che si tratti delle Indie. Il terzo viaggio ha in serbo aspre sorprese per Colombo. La fama ormai sinistra delle terre d'oltreoceano ha reso necessario reclutare l'equipaggio tra le canaglie che popolano le prigioni spagnole, che accettano di imbarcarsi in cambio della libertà. Questo non aiuta la già difficile situazione delle colonie. Le condizioni di vita erano precarie. Il clima umido faceva marcire le provviste, gli animali portati dall'Europa morivano e le malattie si diffondevano. La sifilide dilagava e gli uomini, stremati e frustrati dalla scarsità dell'oro fino a quel momento trovato, erano ormai fuori controllo. Tanto che Colombo dovrà far fronte a diverse ribellioni e cercherà di portare il controllo col pugno di ferro. Nel frattempo, la corona spagnola decide di inviare nelle colonie Francisco de Bobadilla, uomo di fiducia dei sovrani, per controllare l'operato di Colombo. Bobadilla sbarca a Hispaniola e arriva nel centro più importante dell'isola, la cittadella di Santo Domingo, così battezzata da Colombo in onore del padre Domenico. Qui si rende conto che la situazione è ormai allo sbando e arresta Colombo con l'accusa di malgoverno. L'ammiraglio, che col suo successo aveva suscitato non poche invidie, viene rispedito in Spagna in catene. Questo è il punto più basso della parabola del grande navigatore. Arrivato in Spagna, si presenta in catene davanti ai re, che ne dispongono l'immediata liberazione, ma che tuttavia gli revocano i titoli e gli onori e al suo posto nominano un nuovo governatore di Hispaniola, Nicolás de Ovando. Perlomeno a Colombo vengono riconosciuti i suoi diritti economici. Pur avendo perso la fiducia nelle capacità amministrative di governo di Colombo, i re cattolici confidano ancora nella sua ineguagliabile destrezza e abilità nautica e gli affidano un quarto viaggio. Sarà il suo ultimo viaggio oltreoceano e il più avventuroso di tutti. Non perdetevi l'ultimo episodio della serie dedicata a Cristoforo Colombo. Lo accompagneremo nel suo ultimo viaggio oltreoceano, il più avventuroso, e scopriremo il destino di questo intrepido navigatore. Vi aspetto!